Ciao, benvenuto in questo nuovo video dove andiamo a parlare di rivolti delle triadi. In uno dei video precedenti abbiamo già parlato di triadi e se non l'hai ancora visto vallo a riprendere perché sono concetti che ci serviranno qua per vedere bene i rivolti. Innanzitutto, cos'è una triade? La triade è una sovrapposizione di terze, abbiamo detto, e dove abbiamo la tonica, do maggiore, do, è la tonica, primo grado, sovrapposizione di terze, do, re, mi, il mi è il terzo grado, maggiore, mi, fa, sol, il sol è la quinta, perché quinta? Perché do, re, mi, fa, sol, ok? Tonica, do, mi, terza, e sol, quinta. Abbiamo visto che poi c'erano quattro tipi di triadi, però c'era quella, questa qua era quella maggiore, poi c'era la minore, la diminuita e la triade aumentata. Andremo in questo video a calcolare anche i vari rivolti, adesso diremo cosa sono, e andremo a cercarli su tutta la tastiera, su un accordo. Quindi passiamo al rivolto. Che cos'è il rivolto? Se noi abbiamo questo nostro do maggiore, do, mi, sol, ma al basso decidiamo di mettere non la tonica, ma un'altra nota della triade, quindi o la terza, primo rivolto, o la quinta, secondo rivolto, andiamo a creare una sovrapposizione, cioè utilizziamo sempre queste tre note, ma non più nell'ordine tonica, terza, quinta. Quindi se io vado a mettere il mi al basso, avrò il mi, poi salgo sulla nota che ho seguente all'interno della triade, mi fa sol, sol, e poi andrò a cadere sul do, sol, la, si, do. In questo caso utilizzo sempre do, mi, sol, ma parto dal mi, mi, sol, do, rimangono. Quindi è sempre una triade maggiore, quindi dovessi siglarlo sarebbe sempre un C, però potrei mettere slash E, cioè al basso vado a mettere la nota mi, che è la terza maggiore. Questa è una cosa che devi pensartela tu. Quindi se anziché mettere il mi vado a mettere la quinta, quindi il sol, io andrò a trovare sol, do e mi. Sempre queste tre note, ma parto dalla quinta, quindi avrò quinta, tonica e terza maggiore. Come metto in pratica questa cosa sul basso? Vado a cercarmi tutte le possibili soluzioni sulla tastiera, quindi sarà come al solito quando andiamo a fare questi esercizi, un esercizio sia tecnico che armonico, che anche di diteggiatura, di cercare nuove soluzioni, imparare note sulla tastiera. Quindi andiamo a imparare una cosa mentre in realtà ne impariamo 4-5 insieme, quindi è una cosa assolutamente positiva. Partiamo con il primo rivolto, vedremo i quattro accordi, quindi maggiore, minore, diminuito, aumentato, vedendolo poi nelle tutte possibili soluzioni di rivolti. Quindi prendiamo do maggiore, se non hai ben chiara la cosa scriviti, bello grosso, do, mi, sol. Queste tre note noi dobbiamo utilizzare. Partiamo quindi dal mi, primo rivolto, mi, sol, do. Questa è la prima soluzione che abbiamo visto prima. Poi vedo un mi qua. Mi, sol, do, mi, fa, sol e poi il do sotto, cerca di visualizzarlo. Qua abbiamo un altro mi, mi, sol, do, oppure parto con l'uno, mi, sol, do, ho anche il mi qua, mi, sol, do, oppure mi, sol, do, ho anche questo mi qua, potrei fare anche questa soluzione, mi, sol, col 12, e poi allargare, andare al 17 a prendere il do acuto, anche se sarebbe più comodo farlo 1, 4, mi, sol, do, questo qua, lo stesso all'ottava sopra, anche qua avrei potuto prenderlo con la corda vuoto, mi, sol, do, sarebbe anche stato comodo, ok? Sono tante possibilità, cerca di vederle proprio singolarmente, e andartele a ricavare perché è il modo migliore poi per riuscire a visualizzarle. Secondo rivolto, quindi il rivolto con la quinta al basso, avremo le note, quindi sol, poi il do e il mi. Sol, do, mi, l'abbiamo già sentita.
Poi, ad esempio, Sol, Do, Mi con un allargamento. Qua allarghiamo, andiamo a prendere il Mi qua sopra. Sol, Do, Mi, stessa cosa ma un'ottava sopra. Sol, Do, vicine e Mi allargo un pochettino. Sol abbiamo anche qua, Sol, Do, Mi, questa comoda, tasto 10, 10, 9. Oppure Sol, Do, Mi con l'allargamento anche qua, che qua però è un po' più facile perché la tastiera man mano che andiamo giù si stringe. Sol, Do, Mi, poi, e poi abbiamo l'ottava superiore che poi diventa uguale a questa. Quindi abbiamo fatto i due rivolti della triade dell'accordo di Do maggiore. Adesso vediamo Do minore. Do, Mi bemolle, Sol. Scriviti grosso, C e bemolle, G. Tonica, terza, minore e quinta. Partiamo dalla terza minore, quindi è il Mi bemolle. Non posso più partire dalla corda vuoto. Vediamo, potremmo fare ad esempio Mi bemolle, Sol, Do. Vedo comodo. Mi bemolle, Sol, Do. Oppure Mi bemolle, Sol a vuoto, Do. Questo è molto largo, però si può prendere grazie alla corda vuoto. Oppure Mi bemolle, Sol, Do. Mi bemolle, Sol, Do. Questo è molto scomodo. Preferisco prendere Mi bemolle, Sol col mignolo e Do. Oppure Mi bemolle, Sol, Do. Mi bemolle, Sol, Do. Sempre quelle tre note dobbiamo andare a pescare. Triade diminuita. Do, Mi bemolle, Sol bemolle. Quindi la prima, primo rivolto, quindi andiamo a prendere Mi bemolle al basso. Quindi abbiamo Mi bemolle, Sol bemolle, Do. Prima soluzione, Mi bemolle, Sol bemolle, Do. Mi bemolle, Sol bemolle, Do. Attenzione qua, Mi bemolle, Sol bemolle lo prendo col 3 perché poi col 4 vado a prendere il Do. Bemolle, Sol bemolle, Do. Mi bemolle, Sol bemolle, Do. Ok, io adesso non le faccio tutte, però mettiti lì e cercale. Vediamo ancora brevemente l'ultima aumentata, Do, Mi, Sol diesis. Ah, scusa, adesso sono partito da Mi bemolle, però stessa cosa a partire dal Sol bemolle, quindi avrei avuto Sol bemolle, il rivolto con la quinta bemolle al basso, Do, Mi bemolle, Sol bemolle, Do, Mi bemolle. Ok, puoi tranquillamente in autonomia andartela a cercare. Io adesso ti spiego il modo, poi sarai tu che devi andarla a sviluppare. E soprattutto il grande lavoro sarà poi quello di prenderlo e ampliare tutto in tutte le tonalità. Quindi dopo Do, il ceppo di Do, dei quattro Do, vai a prendere Sol, Sol maggiore, Sol minore, Sol diminuito, Sol aumentato, eccetera, eccetera. Vedrai che il lavoro è mastodontico e non ti fa poi memorizzare le posizioni, ma dovrai andartela a cercare tutte le volte. E questa cosa qua servirà a farti migliorare, a conoscere meglio la tastiera. Vediamo ancora brevemente Do, Mi, Sol diesis, che è la triade aumentata. Partiamo dal Sol diesis, Do, Mi. Oppure Sol diesis, Do, Mi. Posso anche allargarlo qua. Oppure Sol diesis, Do, Mi. Come vedi, in queste triadi devo sempre o quasi sempre allargare un pochettino. Invece se parto dal Mi, Mi, Sol diesis, Do, Mi, Sol diesis, Do, Mi, Sol diesis, Do, questa è comoda, oppure Mi, Sol diesis, Do, eccetera, eccetera. Bene, penso che di averti indicato un buon lavoro da fare, ti auguro un buon lavoro, un buon divertimento con i rivolti delle triade. Ciao, a presto, ci vediamo nel prossimo video. Thank you.